Ciao ragazzi, buonasera, ciao Moreno, ciao Sefirot, ciao David, ciao Jacopo, come va? Com'è stato il vostro weekend? De fuoco? Il caffè bollente accanto a me, se a me casca addosso sono rovinata. Ragazzi, io sono felice perché da me c'è il temporale, avete capito bene, temporale. Anche se sento un pochino caldo, devo dire, adesso, però è da ieri che fa freschetto. Caldissimo è stato, Sefirot. Ah, da me è discreto, dai. Non puoi perché non ce la fai, Moreno? Con i lindi? Penso che se non me l'avesse regalato Sefirot lo starei ancora bramando, quindi ti comprendo, Moreno, mi dispiace anche. Per la macchina! Ah, i soldi contati per la macchina? Quale macchina? In che senso? Sì, ma anche da te c'è brutto tempo, Sefirot. Ad esempio, ieri notte ha letteralmente diluviato da me. Ciao, Simo the Gamer! C'è un bel venticello, avete visto che, insomma... Bravo Moreno, ma nel senso che ti prendi la macchina nuova che te piglia Lamborghini, ecco perché non sei sorda. Scherzo Moreno. 19 gradi, ammazzano, 19 gradi no. Li vorrei anche io. Cioè, penso che da me c'è il temporale, ma ci sono 28 gradi, non so se mi spiego. Il disagio. Nel frattempo bevucchio il caffè, ragazzi. Iniziamo subitermo. Come on! There's still more of this island to explore! Ma scherzavo, Moreno, su via! Tutto lo sappiamo che preferisce la Ferrari alla Lamborghini. Ok, caffè bevuto, bevo l'acqua e andiamo. Non sappiamo però dove andiamo. Ma figurati, Moreno, poi a me... Forse sono l'unica ragazza alla quale non piace la Ferrari. Cioè... Io preferisco i fuoristrada comunque. Giusto per dire. Allora, ah, guardate che bella quest'acqua, ma è fatta benissimo. È vero che ci sono anche i combattimenti sott'acqua. Come si faceva? Ti devi wow, guardate, cioè bellissimo. Scommettiamo che qui sblocchiamo Ariel, anche se non c'entra un cavolo con Ariel, la sua evocazione. Mania di grandezza, ma non è vero! Come stile mi piacciono di più. Ma io manco quello, cioè manco una carretta, quindi. Beh, diciamo che a me non piace guidare di default. Le macchine. Ma il respiro infinito, sbaglio. Ah però! Utile. Ci è passato lo scoiattolo dell'era glaciale, lol, Jacopo. Sabato hai finito il CD 1 di Final Fantasy VII, quindi hai detto addio ad Iris, giusto? Io
Io da quando l'ho platinato, David, Resident Evil 2, oddio sì, ci ho rigiocato, però l'ho definitivamente abbandonato per adesso. Preferisco completare i giochi che ho in sospeso. Anche se ogni tanto, secondo me, Resident Evil 2 andrebbe rigiocato. È un must. Fa seppuku appena ti vede, Birkin. Le merduse, ragazzi. Uscisce. Chi è? Mi sembrano i Pokémon. Come si chiamavano? Mi sfugge il nome. Se non sbaglio, quelli inseriti in Sole e Luna che facevano pure abbastanza per peccare. Ouch! Fanno male però le meduse. Pensavo che mi lascia stare in pace, invece no. Allora ditemi come facciamo a non crepare tutti facendo l'elettricità in acqua. Sova! Prendiamoci la roba. No, ho sbagliato tasto, non volevo fare heal. Va bene. Il ritardo colpisce ancora. Mi fa piacere. Comunque è bruttissimo combattere sott'acqua. Paperino, si capisce solamente ingredients, ma vabbè, insomma, è quello l'importante. Dove stanno? Qui no? Eccolo! Un granchio! Possiamo mangiarci le chele di granchio, ragazzi! Impanate, che buone che sono! Anche se in realtà le chele di granchio, se non sbaglio, non sono fatte di granchio, eh. Potrei sbagliarmi, ma credo sia sempre carne di merluzzo. Cosa ho scoperto? I tesori! Mega pozione! Panacea, anello master. Non c'è altro? No. Tentacruel. No, il Tentacruel era la medusa. La parte di... No, non ricordo come si chiamassero. Però le avevano inseriti in Pokémon Sole e Luna, che poi in Branco si trasformavano in un altro Pokémon. Cioè, io Sole e Luna l'ho giocato pochissimo perché mi ha fatto veramente molto schifo. Ho finito solamente la storia, sono diventata champion e l'ho mollato. Sì, Wishiwashi! Bravo Jacopo! Proprio quello! Ciao Ignis! Ma sei venuto per stare con noi oppure per il saluto veloce e abbandonarci poi alla nostra tristezzitudine? Genova e Sephiroth sono la stessa persona? No, Genova, se non sbaglio, non è la madre, tra virgolette, di Sephiroth Genova, mi pare di sì. Grande Ignis, ci sei mancato. Comunque in chat mi scrivevano ci manca Ignis, eh. Non ricordo io chi fosse a scriverlo, devo essere sincera. Allora, andiamo prima qui dentro e vediamo cosa c'è. Ignis, nel frattempo noi siamo arrivati ai Caraibi. È il penultimo mondo questo. Abbiamo quasi finito Kingdom Hearts 3, ragazzi. Quasi, eh. Insomma. Oh Jesus. Dammi il tesoro. Non vorrei gridare, però grido lo stesso. Non so perché, sarà il caffè che ho appena bevuto. Ma così? Ah, cambia le magie. Ma
avevo notato che avessi cambiato le maniere. Ah, lo speri tu, David. Scusa, ma non ricordavo onestamente. Vabbè, ma lo sapete che io ho la memoria a breve termine, quindi non è che lo faccio di proposito. Comunque io non sono andato al mare sabato, niente, vi volevo informare, visto che abbiamo parlato del weekend. Questa settimana ho saltato il mare. Wow, il mio italiano però. Dai, troppe biforcazioni, dove andiamo? Ma non c'è un modo per guardare la mappa nella sua interezza, no? No. Io non vedo nessuna nave qui. No, nemmeno io, Paperino, effettivamente. Però c'è un save qui avanti, mi pare di averlo intravisto. Ma scusate, ma adesso mi sono accorta che non c'è Jack Sparrow con noi. Che infame! Ci lascia sgobbare. Ma questo è oro. Che ho ottenuto? Scheggia vitale. Esamina. Vabbè, non mi dai nient'altro. Tristezza. Tutto quell'oro e non poterne usufruire. Ah. Poi ci sei per una settimana, Ignis. Sei a riposo? Pure io ho nerdato Sephiroth ieri. Ho quasi platinato Dragon Quest 8. Ormai manca pochissimo. E poi non so cosa farò. Penso che mi riposerò in vista di Fire Emblem. Chi lo sa. Ci vuole una pausa ogni tanto, Ignis, altrimenti scoppiate. Whoa. Troppo stress. Quelle sono le antenne di un Heartless. Infatti è una trappola. Ma Donald... No pirate worth his salt ignores treasure. Non lo fare. Ma lo devo fare per forza? Se si vede che è una trappola. Sora. Eccola. Peggio di quanto pensassi. Ecco, Wishiwashi che ha fatto la fusion, ragazzi, con gli altri Wishiwashi. Però ho sbagliato, posso heal. Hai pianto nel vedere Arendelle tra le notifiche? E però allora, a me è piaciuta come ambientazione, però la storia secondo me non l'hanno raccontata benissimo. Paperino, curami, falla una cosa buona ogni tanto. Paperino. Niente, Paperino dice no alla collaborazione, perché è una cosa brutta.
Peperino, sei un infame. Mi cura da sola, eh. Lo sapevo, meno male. Tundaga, dai, Paperino non ha mai collaborato. Paperino, sei inutile. Insulti in chat, tutti contro Paperino. Ci ha sputato il tesoro nel frattempo, eh. Ce l'ha proprio vomitato. A che punto sei con Nio, invece, Sefiro? Ci dà Lego a cuore oceano, un amuleto che ti permette di invocare potere. Ve l'avevo detto, ragazzi, e vi giuro che non avevo visto, io non ho visto gameplay di Kingdom Hearts, quindi vabbè, anche era un po' palese. Sott'acqua che invochiamo Ariel, ovviamente. Osserva gli anelli al suolo e premi cerchio al momento giusto per saltare in alto. Ok. La mia Ariel, la mia adorata Ariel. Moreno, ma quando avremo il piacere di averti tra le amicizie su PlayStation? Ho visto il tuo post su Facebook dove stavi sclerando per l'ennesima volta contro non so chi. Posso passare di qua? Però. Ma così non torno indietro? Sto tornando indietro? Non mi pare. Caverna sottomarina, sarà sempre uguale. Allora, la storia l'ho finita, mancano le missioni secondarie e il farming. Due boss livello 200 insieme, madonna santissima. Lo stress. Ancora nulla per la console. Non ho fatto altro che cantare guardando un po' quello che sono finti vincere di strade. Grande Ignis. Beh, ma chi è che non ama la Disney, ragazzi? Ma mi sa che sto tornando veramente indietro. Allora, se qui c'è il tesoro lì, sbrilluccicoso, sono tornato indietro. E te pareva? Perché non mi mettono un GPS? Cioè, sta mappetta così che non serve a nulla. Ragazzi, io sarei capace anche di perdermi dentro casa mia. Oddio, sono in Resident Evil 2. O ne avrei in Resident Evil, non mi perdevo. Da ragazzina. Ah, ma posso tenerlo premuto. Basta farlo prima. Attenzione alle merduse, Sora. Ok, vediamo dove finiamo. Ti prego, basta sott'acqua. Come non detto. Wow, è un galeone. Ma è la perla nera?
Io non la riconosco mica, ragazzi. Ho problemi. No, non va a caso. You certain about that? Huh? No, la parla nera allora. Find us keepers. Sono con Fufa. How'd he get here so fast? Infatti. Savvy? Jack, you already have the black pearl. E quindi non è la perla nera, ecco. Holds no candle. Bus, take what you can, mate. Now then, my ship has a captain, but it does appear I'm in need of a crew. Suppose you'll have to do. Don't dawdle, climb aboard. Non ci incischiate. Non ci incischi. Ready now, helmsman? Ready enough, Captain, but aren't we kind of trapped? Now, Sora, I know you've made passage through straits far more dire than this. Just follow your heart's command. What? Con la forza del pensiero. Make way! Vabbè, non facciamoci domande, ragazzi. Non mi dite che ci sono altre, però, battaglie navali. La tua nuova e migliorata nave, la Leviatano, ha una serie di caratteristiche davvero impressionanti. Forza della Leviatano, riempi la barra colpendo i nemici ed eseguendo altre azioni. Quando la barra è piena, premi il triangolo per sferrare un attacco potentissimo. Muro d'acqua, premi il quadrato per evocare una barriera d'acqua. Ok, esplora il mare aperto. Ma perché mi fate fare queste cose? Nera e poi rosa, ma non è la perla nera. Ma la perla nera non è rossa. Dettagli. Ma tutto è livello 99, non era inclusa anche Iris? Ah no. Oddio. No. Però lo dovevi fare imparare l'ultimo suo attacco speciale, se non sbaglio. Perché mi ricordo di averlo fatto io quando ci giocai su Steam. Che figo. Leon non c'è, Leon ormai è andato via. Fish, ma stavo leggendo la chat, ma perché fate così? Cannons! Ma però vanno giù facilmente, eh? Take this! È meglio della perla nera, eh? Guarda la cartina. Livello 1 la Leviatano. Ma che sono ste robe? Granchi raccolti. Ho un brutto presentimento. No. Vabbè, se ti è rimasto il salvataggio, Simo, puoi benissimo livellare, farle imparare... Non mi ricordo come si chiamasse l'ultimo suo attacco. Ciao, Chris Anderson, come va? That ship! It's the Hebrews! Oh? But look!
This time there's somebody aboard. Isn't that... Not the merry company I'd hoped for. Harley! A black coat! Of course. You back in the organization? Yes. Sono tornati tutti nell'organizzazione. Surprising, isn't it, that they do me the honor? Never count your cards until they've all been dealt. Jack, don't you give this creep the time of day. Come now. Are you really so unsophisticated that you decline a gentlemanly conversation? What'd you say? Sora, stand down. It's the code. Mustn't strike a pirate aboard ship when said pirate offers to confabulate. Ah, yes. And how could I love games and contests without honoring the rules? Because only by winning fairly does victory have any savor at all. But, of course, the code is actually more guidelines than rules. Speak your piece. I am looking for a box. Ancora. A chest, perhaps. You know the one. Yes. Maybe. No, I know of a box. But said box is not a box you want to trifle with, mate. Trust me. Really? Secondo me comunque non è la scatola che cercano. A wager, then. And of what nature would this wager be? What say we have a little race to that charming port town which you hold so dear? Port Royal? Yes. Whoever reaches it first is the victor. And the stakes? You tell me all about that chest. Against what? I will get you whatever it is you want. Done! Jack? Then we have an accord. Ma no! Non so pilotare una nave! Now, let us begin! Sheesh! Prepare to make sail! But Jack! Drop canvas! Hey! Jack! Whip a wheel, lads! Jack, listen! Watch! Oh! You can't let him get his hands on that box! Do you really know whatever it is that he's looking for? Let's just say there's a potential possibility he wants the chest containing Davy Jones' heart. Because I haven't the foggiest notion why he'd covet the blighted thing. Is it a black box? It is more black than blue, so yes. Do you think it's the one? Secondo me non è quella. And winning the race would keep it out of Organization 13's hands. Hey, you're right. What are you three muttering on about? Basically, we need to win this race. Ma non mi dire. Precisely. No purchase, no pay. You might have the makings of a pirate after all. Yeah. Ah, ma quindi la devo colpire. Ciao, loser. Ma quanti ce ne sono? No, mi ha spinto verso l'altro lato, figlio della mignotta. Ma che è quel tornado, ciclone? Mortacci vostri. Tanto lo sappiamo tutti che perderò, vero? Però così non vale. No, mi stanno distanziando troppo. What? Però
He's getting away. Vabbè, ma insomma, No, dai, mi serviva un attimino un altro concetto. Victory is mine. No! Lo devo rifare per forza, perché mi sa che non posso. Ecco, infatti, non posso perdere a priori. Le navi volano, non lo sapevamo. Però, ecco, anche i colpi, io gli sparavo i colpi col... Vabbè, niente. Adesso ho capito, cercherò di farlo per bene. Cosa hai visto, Jacopo? Ma chi dica che hanno messo su cannoni magici? Basta, mi sto disagiando. Adesso gli faccio proprio magna alla polvere. Quindi se piglio quei cosi... Ma perché? Ma sto strano. Niente. Non bestemmiamo. Comunque se prendo quei bulbi, quelle luci... Dai, raddrizzati. Evitate pure di venirmi addosso, magari. Oh shit! Let's do this! Iha, via! Comunque io sono avanti, Come avete notato? Sì, vabbè, ma guardate come va veloce lui. Dai, 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 dai! Che parto! No! Perché proprio al centro? Vai! No, ma... Se alla fine mi fanno veramente... Quella sparanata alla fine mi stava per fare bestemmiare. Proprio lì a un millimetro dalla fine. Comunque ce l'abbiamo fatta. Vabbè, schettino. Oddio. Lookouts report! Starboard side all clear! Fatto, adesso ci manda qualcuno. Ok, adesso. Commettiamo? Lo sapevo! Nel disagiato deve trovarle. Però sei un infame coso, come ti chiami, non ricordo. La bagnarola è salva. Non è detto l'ultima parola perché guarda lì. Ha tutta la marina. No. They're closing in! Come about! Ready to return fire! Sì, però se ci ammazzano non è, insomma, che possiamo rivelargli dove è la scatola, ma vabbè. Dettagli. Ma non è vero, Moreno! Basta, basta, ma sono offesa di nuovo. A parte che non c'erano scoglie, al massimo ho preso bagnarole pure io, de faccia. Cavallone.
Beh, quello è andato a fanculo praticamente. Ma quante ce ne sono? It ends here. Ma non mi posso tuffare addosso. No, why? Ok. Oh. Get him. Gira. Ma si torna di qua? Devi virare! Fire. La possiamo fare! Cannons. Get him. Che cacchio è? Ma è sparita! Non posso fare lo scudo, non posso fare niente. Cannoni rabbiosi. Ma io mi devo avvicinare lì. Dov'è? Non è stronza. No, no, no. Oddio ragazzi, sta uscendo fumo dalla nostra nave. Però io abbiamo un casino di energia se la prendiamo. Effettivamente. Oh! Do this. We got him now. Airborne. All'abbordaggio. Dai. Ah, another game it is then. Vabbè, ma non finisce più così, eh? Sei infame. Come si chiamava questo membro dell'organizzazione 13? Perché... No, Sykes era quello con la chitarra, giusto? Back off! Questa è nuova. LOL, bellissimo.
Così quasi evoco aria per vedere com'è. Anche se mi sa non vale la pena, che è rimasto un nemico. Legame. Guardate com'è bella la mia Ariel. Non ci ho capito la mossa. Ok, non gli abbiamo fatto un cavolo ai nemici, mi pare. Ouch. Ora a chi stai mirando? Che merda, si curano tra di loro, a me nessuno cura però, Becca di sto yo-yo in faccia. Lampo magico. Ah, devo pure sistemare le magie. Generalmente chiamo quello con le carte. Sì, però non ricordo come il vero nome. Ma vabbè, va bene anche quello con le carte. Luxord, ok. Poverino, fai qualcosa. La danza acquatica non mi sembra efficace. No, magari contro altri nemici. Cioè, sicuramente non contro quelli volanti. È stata totalmente inutile. Magnificent. I salute you all, gentlemen. You're up to something. Perish the thought. I know when I've been outdone. You're outdone before you even started, mate. But I admire your conciliatory way of conceding defeat. Yes. Now, I believe I owe you your prize. But I neglected to ask what it is that you want. Perhaps you'll enlighten me. Aye, that's easy. I want the chest that's aboard the Dutchman. No, Jack, don't tell him! Ma dai! Really? Not good. Huh? Oh, Jack! Well, I didn't tell him which Dutchman. You tricked him. Actually, I outwitted him. You knew he'd tell you where it was. Siamo un po' di ritardati, mi sa. I've always been far more interested in the long game. Now let's see where it takes us. Mi sembra un po' la trappola. Ormai. That is, if you stay apace. Adesso? Oh? Ancora! Oh, after him! Nay, there's no point. Why not? The ship's listing near to Scuppers from that cannon fire. She'll be needing repairs. Best make berth at Port Royal.
What? E andiamo a Port Royal. Magari possiamo ricongiungerci Look for agli crabs. Altri. They'll set her right. Come fai a sistemare la nave crabs. Con i granchi? Never mind the particulars, mate. The white crabs, savvy? Aye, aye. Aye, aye, Captain. Tanto bevo. Esplora Port Royal da cima a fondo. Alla ricerca dei granchi bianchi, questi astuti crostacei si nascondono nei posti più impensati, come per esempio nei barili o nelle canne dei cannoni. Sullo schermo in alto a destra compare il numero di granchi raccolti. Ingredients, non lo dici, bla 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 bla, ingredients. Limone. Salve gente, non fate... Intanto qui c'è la mappazza, sicuro. Però non ci ha detto quanti granchi dobbiamo raccogliere. Arancia! Oh. Hey! What's making that cannon move? Crabs! Sì, ma sono finti in fondo al mar. Oi! Over here! Ok. Andiamo a vedere invece cosa c'era lì, cosa guardava la gente. Ah, 300, lol. Non l'avevo visto. Sì, Morano, ho visto dopo che c'era scritto 22 di 300. Ma vabbè, dettagli. Gossora. Arrampichiamoci, vediamo cosa c'è. Non mi sembra ci sia nulla di interessante. Sedano. E ancora sedano. Sì, però mi deve spiegare com'è che ripara la nave con i granchi bianchi. A meno che non li rivenda. Ci compri quello, insomma. Non ti sopporto, poverino, però madonna santissima. E dire che era il mio preferito. Guaia. Granchi! Vabbè, ma davvero devo raccogliere 300 granchi? Ma questi... Vabbè, lasciamoli stare. Diciamo che se non si muovono è inutile spaccarli, però... granchi? Cora! Over here! I found some! Sì, vabbè, ciao Pippo! Uh.
we'll find some ingredients around here. No, non cadere in acqua. Ancora sono 63. Oh Gesù. Come ci si... Ah, L2. Vabbè. Sono 300, potevano essere 1000. Sì, vabbè, va bene. Sto per togliermi le vene io, eh. Sono ancora 81. Albicocca. Ma cosa c'è qui? Don't think we've explored the fort yet. Vedo granchi. Ok, qui ci si deve tuffare, spaccare la cassa. Però qui ci stanno granchi. Un lucky emblem, dove? Io non lo vedo per nulla, cioè al solito solamente Paperino li vede, sì, lucky emblem. Rappresaglia se fossi sola me li mangio i granchi. Pure io. Oddio, poveri granchi. Farebbe indigestione con 300 granchi. Venite qua. Vabbè, andate. Ma voi l'avete visto il portafortuna, ragazzi? Io non l'ho visto mica. Dov'è? Boh. Questi stronzi come scappano? Paperino vede cose che a noi non sono concesse. Sì, ma lì dove? Mi è sembrato di vederlo lì. Cioè, mi è sembrato di vedere un gatto. Lì dove? Buona cena, Ignis! No, vorrei giusto sapere quanto sono cieca, appunto, visto che non lo vedo sulla tienda, ma vabbè. Dettagli. Al
Allora, devo spaccare questo, quindi. Devo fare così. Sul tetto ne ho visto altri. Esattamente qui. Però davvero non si può fare una missione del genere. Che palle. Crabs! The crabs are getting away! Yeah, yeah! Ha! 202. Stiamo facendo progressi. Cioè, noi invece delle palle di cocco pigliamo granchi dagli alberi, vabbè. Questo che dice? I just saw a huddle of crabs. Verso il ponte, ha detto. Vabbè, ci siamo già stati. Intanto Sora, over here, I found some. Ma che dici, Pippo? Dove? Perché fumi? Fermati. 254, 258, dai che ci siamo quasi. Avrei voglia di prendere a schiaffi Jack per sta missione da merda. Voglio vedere cosa c'è qui. Mi sembra uno di quei posti, ecco, segreti. La solita cascata che nasconde cose. Cento granchi. Comunque ciao Ricky, quindi ne devo prendere 500. Piango. Alla ricerca del granchio perduto. Ho detto, magari è pieno di granchi, no? Invece è pieno di meduse. Che delusione. Perché devo prenderne 500 righe di granchi? Wow, una cascata segreta non si è mai vista. C'era pure in Final Fantasy 7 una cascata segreta, ragazzi. La ricerca della lametta perduta. Yeah.
I bet you there's a lucky emblem here. Un lucky emblem qui. Oh, io non lo vedo. Ma perché vedono cose che io non vedo? Scusate, avete visto per caso nei dintorni un lucky emblem? Dammeli. Sono miei. Vediamo qui. Ti dà un bonus di livello alla nave. Ok, grazie Ricky. Controlla nelle celle. Perché diottria. Però nemmeno tu mi sembra li stia vedendo sti Lucky Emblem. Quindi Moreno, come la mettiamo? Yeah. Diciamo che è tutto molto buio, non vedo una cippa. Eccolo. Sulla palla di cannone, lol. Let's see. Ciao belli, avete visto dei granchi nei dintorni? No? Manco uno? Buonasera. Sì, tu l'avevi visto, bla 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 bla. L'altro non l'hai visto, però. Mi sembra di averlo visto lì. Lì dove? Il nulla. Dai. Che barella. Cercata di sistemare le magie, cazzo. Ma perché miri a cavolo, Sora? Sulle scialuppe, dopo controllo. Ma se la fanno a crepare oppure no? Dai Pippo, fai il tuo dovere. Mi sono dimenticata di curarmi. Paperino, curami. Paperino, fai qualcosa. Paperino, Paperino. Ovviamente no.
Nei piani alti ce ne sono di granchi, ora ci vado. Come faccio comunque? Torniamo alla fortezza. Comunque dai, non ce ne mancano molti, moltissimi ormai. Ricky, quanto ci vuole per finire questo mondo? Dei Caraibi? Buon appetito, Jacopo! Anche se è in ritardo, mi sa. Show belly. Quante ce ne stavano quei granchi. Ah, che stanno scappando! Frattempo che io andavo a cercare, questi stavano praticamente prendendo a legnate. Ok dai, ormai abbiamo quasi finito di raccogliere granchi per adesso. Mi pare ci sia un trofeo riguardante la nave, il potenziamento della nave, però non ricordo di preciso quanto bisogna potenziarla. No. Andiamo da questo lato che tanto c'era la scia di granchi. Ma potevo fare triosolita, vabbè, la prossima. Au! Ma mi state facendo tornare indietro! Cioè, vabbè, io non ho parole.
Povero Jack, lui ha i piedi. LOL. Il livello massimo della nave qual è? Giusto per sapere quanto tempo dovrò, insomma. Vabbè, facciamo meglio a piedi. Ok, ce l'abbiamo fatta. That's all of them. Now, to my final task. Be back in a trice. Oh. There, mates. Fit to sail any sea. Now, Sora, one final inquiry. Is there any particular reason you wanted this ship? Yeah. To explore the seas. Free as the wind. Good answer. You are a pirate, Captain Sora. But Jack, why do you keep saying final? Like you're leaving. Ah, it's because this me has run his course, mate. This you? Aye. The surrogate me, that the goddess of the sea sent here to help you lot. Of course, any me is still me. I may be duplicatable, but I'm always incomparable. The sea, she smiles upon us, Sora. Well, let's leave it at that, shall we? For now, the real me has a crucial engagement. At Shipwreck Cove, where the pirate brethren will meet Beckett and his lot in battle to win back our freedom. Then let us help. No, it's for pirates to resolve, but not you, Sora. You're as free as the wind now, and far you'll go. Oh. Non me l'aspettavo. Wow. Oh. Jack was showing us the way. Merda. I wonder if he did get tricked. Jack, he said it was the pirates' battle to fight. But a fight for pirates is a fight for us. Come on, let's find the real Jack. Che bella la sabbia. You made a deal with me, Jack, to deliver the pirates. And here they are. Don't be bashful. Step up. Claim your reward. Sparrow! Your debt to me is still to be satisfied. 100 years in servitude aboard the Dutchman. 1700 in totale. As a start. Vabbè, quindi... You escaped. Non sono tantissimi. I propose an exchange. Will leaves with us. And you can take Jack. Done. Undone. Done. Jack's one of the 9 pirate lords. You have no right. King. As you command, your nibs.
scurvy blackguard! Easy there, mate. You wouldn't want to damage the leverage now, would you? Now. Madonna, che brutto. Sarebbe ottimo per un'insalata di mare. You can fight and all of you will die, or you cannot fight, in which case only most of you will die. We will fight, and you will die. Comunque non lo ricordo il film, non dovrei riguardarlo. Boh. Va bene. Tanto salviamo. Porto Royal. Vabbè, vediamo cosa c'è. Vabbè, non importa, Rick, l'importante è appunto che siano solamente 1700 in totale. E basta, perché mi aspettavo grinding esasperato e invece no, meno male. Ho fatto poco meno di un terzo adesso. That must be Shipwreck Cove, the place that Jack told us about. Non volevo fare questo. Questo è l'obiettivo, Baia dei Relitti. Ma perché sta telecamera così vicina? Volevo passarci in mezzo. Ma quello è un Moguri? Che cazzo è? Vado a dargli un'occhiata. Ah, è un altro. Facendo giro tondo.
Devi attraccare su quest'isola perché mi pare di scorgere un mogure. Ah, eccola, eccola, no, frena. We can sure explore a lot of this place. Che cosa è successo? Ma più di così non mi posso avvicinare. Come faccio? Vabbè, allora. Annulla. Mi ci devo tuffare per andare lì? Sì, potevano evitare, ma giusto per allungare un pochettino il brodo, sicuramente. Vediamo cosa c'è su quest'isoletta. Qui, ok, bisogna tuffarsi. Officina, ok, ok. Fotomissioni, vediamo. Una foto della cascata al Port Royal, ok. Questa è la scatola dei giocattoli. Ok, quindi dovrei andare in alto per potermi tuffare. Non volevo le noci di cocco, Sora. Mannaggia me che dimentico. Allora, appena finisco questo combattimento mi devo ricordare di sistemare le abilità. Thunder! Quindi lampo magico, un bagliore magico che fa volare i nemici, spaccasuolo. Vediamo se c'è altro di più interessante. Super scatto, aero combo plus. Anche se non uso molto il legame. Modifica. Questo ancora dobbiamo sbloccarlo, mi sa. Ok. E non mi dici niente, paperino? Che infame che sei. Basilico. Dov'è la cassa? Eccola lì. Back off! Una colonna suprema che dona diversi bonus.
Zona Master. Beh, poi le sistemo ste robe. Ma non c'è la mappa per queste isolette? Per ogni isoletta che becco? Back off! Back off! Take this! Wow! Mago di classe, trofeo, figo. Sora, over here! I found some! Dove sei, Pippo? Sheesh! Tanto io lo scheggio. Allora. No! Non mi fare sti brutti scherzi, però, Sora. Bella sua cosa che si possono esplorare le isole, però. Mi sa di adventure. Solo che... non vedo una cippa. Dai, ancora su wishiwashi. Più veloce Sora. Ma però... coccarda di gomma. Cristo santo, scendi. Adamantite. E damasco, good. Solo per alcune, perché ad esempio sarebbe utile una mappa per questa isoletta, anche se è piccola alla fine, però non so se ho esplorato tutto meno, ma ne dubito. Cos'è? Guardate quanti granchi che c'erano qui! Vi è qua, dovevi andare. Ho trovato la riserva infinita di granchi. Ma ad esempio, se io andassi indietro e ritornassi poi qui, su questa isoletta, questi granchi respawnerebbero? Magari questa è la mappa. Infatti. Ruba tutto, dai! Lol. Io sto qui a pigiare in eterno. No, finito. Che tristezza. Oh boy, let's see if there's more. Vabbè, non c'ho voglia. Alla prossima sera. Noci di cocco. Vediamo se c'è qualcos'altro di interessante, altrimenti amen. Da questo lato. Ma sarebbe un posto dove farmare, fidati che ne esiste uno dove trovi una marea di granchi, ma puoi prenderli una volta sola. Che tristezza però, sarebbe stato figo. Azzo!
Ne mancano solo 40 per il prossimo potenziamento. In acqua vedo solo merduse. Quindi andiamo avanti. Torniamo alla nave magari. No, muffati. No, niente di particolare, Simo, sono un po' di exploration saturation. Prima di andare all'obiettivo, esploriamo quest'altra isoletta qui vicino, magari. Per fare un altro potenziamento alla nave. Questa isoletta? Fermati! E nulla, fai qualcosa! Molla! Yeah, I hope they don't poke a hole in the ship. Bella, bella, che carino. No, tu non scappi. Back off. Mortacci come scappano questi fronzetti. Leviatano ora è più potente. Wow. Yeah. 149 per il prossimo livello. No, non volevo fare questo. Perché? Allora, voglio andare qui. Quindi la X sono le isole che abbiamo già esplorato, giusto? Quindi sì, una volta sbarcati possiamo fare anche il viaggio veloce. Interessante, molto molto utile. Sopra la nave, no. Non è esattamente. Almeno ci avevo provato. Arigato, lì ce n'è un altro per caso. Che cosa ho sbloccato? Triossella, ok. No, non mi pare. Voglio andare qui. Anzi, prima magari qui. Facciamo questo giro così e poi andiamo all'obiettivo. Così cerchiamo di finire il gioco, cioè il mondo, nella live di oggi. Volevo fare questo, volevo fare la mappa. Vira Sora. No, ho sprecato il potere, vabbè. Guarda la cartina, ok. Quindi questo è l'isolotto. Vi ho mangiato stasera. Io penso una fetta di carne arrostita, cioè. Non senti la mia felicità? We can sure explore a lot of this place. Back off!
bello. E qua ci sono altri granchi. Arri dai. Back off. Ouch. I miei tesori. Thunder. Però poverino, potresti anche curarmi. Non chiedo tantissimo. È più inutile che negli altri giochi, ce ne vuole. Ah, allora mi ha curato, stronzo! Ah. Ma quanti sono? Sono infiniti! Fantegato quello che non ho. Oh, tutti questi granchi li voglio. Sono miei. Affanculo, Pippo. Non hai fatto niente di buono, non hai fatto. Questo è il mio. Vabbè. Era ora. Dammi tutti i miei bei granchietti. Era questo il posto che dicevi, Ricky? Livello 5. Sono già a oltre metà. Yuna sarebbe più utile. Vabbè, ma Yuna è la maga bianca per eccellenza. Anzi, è un'invocatrice, ma anche maga bianca. Nonché il mio personaggio femminile di Final Fantasy preferito. Non scappate. No, è un altro, ma anche qui ce ne sono molti. E poi ci sono delle casse da aprire, ok.
Tanto ne approfitto. No, ci di cocco, cocco, cocco fresco. Back off! Dai, dai, dai! Però mi sa che potrei anche andare a fare la fase finale, visto che si è fatto una certa. Cosa c'è qui dietro? È così interessante? No? Mi aspettavo qualche segreto, qualcosa, e invece niente, che delusione. E vabbè, ne ho mancata una cassa, uno scrigno. Gol! Intanto avremo questo. Ma pensate dov'era? Che stronzia a nasconderla così, però. Damasco. Molto bene. Eh sì, io devo fare ogni volta double check, perché tanto sono sicura di non trovare mai tutto al primo tentativo. Dai, andiamo a fare la missione. Dov'è? No, direttamente nord. Very good. Ma c'è il nostro Mauri lì. Dalla, ma quante siete? Il potere me lo tengo. Full speed. Full speed ahead. Dammi il culo. Anzi no, il fianco. Ok. Io sto girando qui intorno, qui ci siamo stati, ok. Quell'isolotto lì? Ok, ci siamo quasi. Ma no, tranquillo, Ricky, li apprezzi i consigli quando sono spoiler free. Luke Zerd. Luke Zerd. You do know how to make good time. Yes, one must simply marvel at your celerity. But such compulsive behavior is eventually going to bring you nothing but sorrow. Altra battaglia navale. Lost him again. How are we gonna go after him? Fast, little fabulous. Right. Non mi è rimasto il potere, si scarica. Che stress, maledizione. I call wins!
volevi. Voleva speronare quello che non serve. Ha fatto tanti danni. I call wins. We got him now. They can still hurt us if we don't sink them. Comunque dai, già il fatto che non sono stressanti come quelle di Assassin's Creed mi fa chiudere un occhio nel doverne abbattere 200. Anche se sono tanti, 200. Accettori diversi. E mo? Altre! Ma te pareva! Dove cacchio sono? L'ho perse! Ah no, mi stanno venendo addosso! Ma sono ritardata. Sprinta, sprinta! Maledetta! No, ha fatto il combatto, very good. Addosso, addosso. LOL, ho fatto la devastazione, ho fatto. Ia, il culo, la palla. Insomma, quella cosa. Hear my call. Keep going, Sora. Get him. È sparita di nuovo. Io miro la palla. Il fastidio che mi hanno incastrata qui. Di droga. Very good. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Un po' una noia, ma va fatto per il platino, infatti. Vabbè, ma anche dover recuperare tutti gli scrigni, tutti i portafortuna. Perché c'è un gioco bello, ma a me è piaciuto Odyssey, a parte insomma tutti i dettagli. Divertente picchiata la nave. Un po' meno divertente per loro, suppongo, però sì, da vedere sì. Ok, allora, devo andare su questo salotto, vediamo. Vedere cosa c'è, vedo il Moguri sulla mappa. Non c'è nient'altro su quest'isola.
Damasco, ne ho 5, potrei anche utilizzarlo. No, prima vediamo quale Keyblade mi dà. Completando questo mondo qui. Come salvataggio prima della fase finale. Ok. Intanto salvo. Ma sto distruggendo sta nave. LOL. Perché non mi fa andare? Ah, ok. Mi sa che esploreremo un pochino stasera, ma vorrei finirlo in questa live, sto mondo. La prossima, Simo, buon appetito. Quanto tempo hai a disposizione? In genere stacco alle 21, Ricky, faccio dalle 19 alle 21, da un mesetto, da quando è iniziata l'estate. Però dai, tempo di finirlo. Guys, are you okay? Sora, you're a welcome sight. We've all been quite worried about you. Huh? Isn't that... Sora? Where's Jack? And Tia Dalma? I'm afraid you've missed a few things while you've been gone. Jack... He's been taken by Cutler Beckett. Yes. And Beckett commands Davy Jones and the Flying Dutchman. Oh... Barbossa thought we could defeat them if we released Calypso, the goddess of the sea, who was really Tia Dalma, bound in human form. But it didn't work. Aye, a fickle goddess Calypso be. So what now? Nothing. Our final hope has failed us. Use that key to free me, Sora, and you have my most certain promise. All the power under sea you ever wish for be yours. So, Tia Dalma was Calypso. She's the one who was helping us. And you know what? I think that she might just be able to help us again. You can't give up now. We can all fight. Together. The sea belongs to everyone. I said that. Don't copy my expressions. Huh? You did? Sometimes it just goes in one ear and right out the other. Wait, really? Yes! Comunque, Ricky, questo Kingdom Hearts non ti è sembrato un pochettino moscio? It's not over. There's still hope for us. You will listen to me. Listen! The Brethren will still be looking here to us. To the Black Pearl to lead. And they will see free men and freedom. Our enemy will see the flash of our cannons and hear the ring of our swords, and they will see the courage of our hearts as we Valentino! Fate ciao Valentino, chat, l'avete sentito? Hoist the colors! Hoist the colors! Hoist the colors! Thank you.
Ghost. Comunque concordo con te, Ricky, e tra l'altro le storie sono raccontate in maniera poco emozionante, secondo me, rispetto ai film, tra l'altro. È bello a livello artistico, però appunto manca tutta la magia che faceva da contorno ai vari Kingdom Hearts. I knew it was you! So that's the Flying Dutchman. The chest Jack told you about has the heart of Davy Jones in it. There's no way it's the chest that you're looking for. No one knows what's in the chest we're looking for. If it's a black box, then we are to collect it. Simple as that. Ma sì, è proprio, secondo me, un'occasione mancata. Then why do you need it? How will you know you found it? God, poi abbiamo visto regrettably the higher ups lì è Cosetta e Kairi all'inizio e sono spariti effettivamente, va bene. Huh? That's all you'll get from me. It's far too chaotic to find the box like this. Perhaps I'll remove that ship from the picture. Diciamo che è poco memorabile. Si hanno eliminato i personaggi di Final Fantasy perché diciamo che man mano che venivano pubblicati Kingdom Hearts c'erano sempre meno personaggi di Final Fantasy all'interno dei titoli. Però mi dispiace moltissimo perché mi piaceva proprio quella combo tra Final Fantasy e personaggi Disney. Ma questo quindi è il boss di fine mondo? Volante, volante, sta attaccando la perla nera. Ma dove? Non l'avevo viste queste. La prossima. No, c'è il danno lì in alto. Rimarrà sempre il primo. Fire!
altre navicelle. Ouch! Eccole! Merda, dicevo io, ma da dove mi stanno sparando? Oh merda! Madonna, per miracolo! Ok, allora dopo mi dirai, quando finisco il gioco, mi raccomando, Ricky. Dimmi di sta teoria. So, you got what you want. Perhaps you're the better. Però deve uscire anche il DLC, se non sbaglio. However, I must demand you give that to me. Cousin? You must be mistaken, mate. I'll not be giving you anything. Then I invoke the right of parley. No parley. Look around. We're a little busy. And besides, I've already got all that I want, mate. Dai, Jack, buttalo giù. LOL! Dai, sto assassino. Cioè, l'ha steso con una anidata, ragazzi, assurdo. Jack, spada. Are you lost? Prisoners don't belong on deck. Ma doveva pugnalargo il cuore di Davy Jones, non ricordo. Tables have turned, mate. Ah, boy. Just a few more maggots to join my crew. Ma pure sto fatto che praticamente i membri dell'organizzazione 13 sono tutti di nuovo vivi e vegeti e fanno ancora parte dell'organizzazione. Cioè, boh. Un po' come se avessero finito le idee. Au. Allora, se devi stare fermo, non so se sei presente, eh? Cacci tua! Dov'è? Back off! We got this! Adesso l'abbiamo fatto incastrare di LOL! Bellissimo! No, non te ne andare! No, volevo fargli l'epilogo! E adesso? Paperino, ma mi dici cosa stai facendo lì? Stai guardando, non lo so, il panorama? Poi dicono che non bisogna offendere Paperino. Tra l'altro negli altri giochi non mi è lasciata malissimo Paperino. Come adesso, insomma, mi curava, era abbastanza attivo anche se mi curava perché è un po' difficile. Però non so se è per la difficoltà, perché sto giocando al normale, ma sono veramente più ritardato del solito. Aridaglie però.
No, vabbè, mi stai facendo irritare, guarda. Adesso lo so, David, ma ormai dobbiamo finire questo mondo. Will, ogni tanto ti rendi utile. That's not true. I may still have a lot to learn about love, but I know what it means to share my heart with others. And it will take more than you to break a bond like that. What does a whelp like you know about the heart? A whelp has seen far more of the world than you know. What of it? Tell me, William Turner. Do you fear death? Do you? How disappointing. So this is all they meant when they said heart. We've been chasing the wrong box this whole time. L'ho detto io, era quella sbagliata. Petty tonic. Holding life and death in the palm of one's hand. You're a cruel man, Jack Sparrow. Cruel is a matter of perspective. Is it? Not forestall my
judgment! Jack, can't we save him? Part of the ship, part of the crew. The Dutchman must have a captain. Elizabeth, say goodbye. No! I won't leave you! Thank goodness, Jack. The Armada's still out there. The Endeavor's coming up hard to starboard. And I think it's time we embrace that oldest and noblest of pirate traditions. Never actually been one for tradition. In we go! It's nothing personal, Jack. It's just good business. On the guns! Full canvas! Aye! Non sono popolate comunque queste navi, eh? Ma vabbè, dettagli! Cioè, io non vedo equipaggio. Ciao bello, che faccia delusa, la pesce adesso. Mi piace che Sora sia colpito di una suicidio di massa, cioè che lo spirito, lol. Ma no, cerca di difendere i suoi amici, poverino. Dutchman must have a captain. Just where do now she and Captain Turner must live in different worlds? One day ashore, 10 years at sea. It's a steep price. Will. Your chariot awaits, Your Highness. Mrs. Turner. I was a boss. Take care. Jack. Thank you. One day isn't enough time. Well, there's always enough time for hearts to say what's true. Sora, you know better than anyone.
It only takes a moment to connect with your mates. With your hearties. Improvvisamente con l'equipaggio, ragazzi. There's always enough time. And I'm going to find them. Non ti ho guadagnato una bella vita, assolutamente no. Anche se poi risolvevano la questione nella sua vita, mi pare. Ma non li ricordo. Dovrei riguardarli un po' tutti i film. Ce l'abbiamo fatta. Timone del destino, un keyblade che potenzia l'attacco. Venti poppa, vessillo di vento, ok. Questo è un ottimo keyblade. In vista di quello finale, dici? Finalmente! Eccoli! Dopo l'inizio sono riapparsi adesso, quasi alla fine. Hey, liking the look. Cut your hair, too. Mm-hmm. So you gonna try yours on? I don't know. Maybe later. But you always wear the same thing. If it ain't broke, don't fix it. This is how you pick me out of a crowd. I make myself easy to remember. Veramente sono uguale a tutti gli altri dell'organizzazione, ma vabbè. Oh, nah, not really. Our training's almost finished. Yeah. Somewhere inside me is Naminé. If we can free Roxas, we can free her too. I guess so. Naminé was made when Sora freed me from his heart. So, now that she's a part of me again, I figured all was right. But she can't look at this forest, feel the wind on her face. None of it. And if she could, it would be different for her. Her time was short, but she lived it, and that makes it hers. What right did I have to take those feelings and experiences back? They don't belong to me. Nothing's as it should be. Not for her or Roxas. I know. Way back when I was a kid, I met this other weird kid. Somehow we became fast friends. Never saw him again. Nearly forgot about him, too. Then, I met Roxas. Couldn't believe it. The two of them were identical. Oh, I didn't tell Roxas. Didn't want him to go vanishing on me, too. The kid's name was Ventus. He's one of the lost Keyblade wielders we're looking for. Think he still got me memorized? Oh yeah, very memorized. Now that we're going back, I'm worried about everything. Well, you don't have to worry alone anymore, Axel. Un bellissimo personaggio quello di Axel. Lo adoro. Vediamo adesso se mi fanno salvare. Il prossimo mondo sarà quello di Big Hero, giusto? E anche l'ultimo. Kairi sempre su Venda, ma anche Axel. Acqua, l'avevo anche dimenticata. Look!
Riku, da quando sei diventato così scarso? Mickey! Ciao Simo! Sei tornato per i saluti finali. Appena mi fanno salvare. Cavolo. It's about time. Hey, shut it. Oh, come on. What now? Please, I have created enough victims. Non c'è più una mina a faccia. Yes, you have. All of the children sacrificed in the name of your research. So make things right. I told you I did not take her. Her disappearance was why I put a stop to the research. Annette makes you honorable. You used Roxas and Naminé and threw them away. I doubt there's a merciful bone in your body. You took the girl and hid her. Now show me the data you are hiding here. Roxas and Naminé. If there is any reason that I still draw breath, it is to atone for what I did to them. He said Roxas. Yeah. That man needs us. Right. Yeah. If you do find the girl, what is it that you expect will happen? The child's memory holds a mystery to unravel. One concerning the battle we seek between light and darkness. You know something, and that is why you stopped the experiments. You are completely deluded, Xehanort. We shall soon see. Ma che cosa? Excuse me! Who are you? Oh, well, I'm looking for a friend who used to live here. No one lives here. Be gone. But, sir... No, not one more step. Get out! This way! Oh. Hey, loser! Certo, crediti. Or not! Painter! Oh, shit. Wiggly things? They protected me. Hayner, get a move on! Oh, okay.
E adesso? I serve the organization. This is treason. I see what is happening. Have it your way then. Ma chi li ha mandati quei insomma, quei nobodies? Non l'ho capito. Are you guys okay? Comunque pure io voglio il salame di cioccolato, cioè il salame di cioccolato. Nobody knows the twists and turns of Twilight Town better than us. You're Roxas's friends. That's right. So you know him too? Oh yes, quite well. Pay dirt. Guess it was worth staking out the old mansion after all, because this guy here is what I call a lead. That's the only proof we have that Roxas was our friend. Tell us about him. We want to know him better. My dear master, you are safe. Who's there? Heaven, is that you? So, those nobodies were your doing. I have been waiting for this. Gave up a normal life in order to plant myself in the organization. And when I heard Xehanort had gone looking for you, I realized it was my chance to find you as well. For you see, I too wish to atone. C'è da fidarsi oppure no? Io non mi fiderei a priori, insomma. A parte che non ha una faccia molto rassicurante, molto simpatica. Possiamo salvare, ragazzi, e continuare la prossima volta, visto che abbiamo sforato di oltre 30 minuti. Vabbè. Mi fa piacere comunque che dopo quante ore? Sono 24 ore e 50, diciamo dopo oltre 20 ore inizia a saltare fuori qualcosa della trama di Kingdom Hearts e non solo dei mondi Disney. E va bene, allora sì, ci arriva pian piano, siamo alla fine praticamente, ma vabbè. Sì, dai, ci vediamo domani per la live con Iris, se non mi da buca, lol. Mentre continueremo Kingdom Hearts mercoledì, quindi buona continuation ragazzi, ci becchiamo domani, bye bye.